tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi piccolo video per mostrarvi i miei acquisti fatti sul sito di Kiko per approfittare della promozione Make Up Mania che purtroppo è terminata il 31 marzo. Una promozione davvero super interessante perché praticamente acquistando 6 prodotti a scelta su tutto il catalogo se ne ricevevano 3 in omaggio, ovviamente i 3 dal costo più basso, praticamente un 6, un prendi 6 e paghi 3, che obiettivamente insomma non capita davvero tutti i giorni. Che cosa ho voluto prendere? Ho preso 4 rossetti Gossamer. 2 colori li avevo già puntati, adocchiati da tempo, 2 invece li ho scelti davvero, li ho presi davvero al buio scegliendo i colori dal sito. E poi ho voluto prendere 2 smalti, 2 dei nuovi Power Pro in Limited Edition. Quindi io praticamente ho pagato 3 Gossamer. Io ho pagato 3 Gossamer a prezzo pieno, quindi 26,70 euro, e ho ricevuto un Gossamer e 2 smalti in omaggio, quindi davvero ottimo, nulla da dire. Partirei dagli smalti, che è la cosa più rapida, così ce li togliamo subito. Ho voluto prendere il numero 58, che si chiama, ed è questo che vedete, e si chiama Succo di Mirtillo. Il nome è splendido, vediamo se riusciamo a vedere bene il colore, a mettere a fuoco. Questo smalto quindi Succo di Mirtillo, come si vede, come già si nota dalla boccetta, è uno smalto dal finish luminoso. Ho preparato anche la mia ruotina. Questo è lo smalto in questione ed è questo rosso berry violaceo, molto violaceo direi, dal finish quindi luminoso, ricco di perlescenze rosate. È un colore splendido, probabilmente sarà più un colore autunnale, però è davvero bellissimo. L'altro colore che ho voluto prendere è il numero 59 e si chiama Dahlia Viola ed è lo smalto che indosso stamattina sulle unghie. Il Dahlia Viola è, come vedete, questo splendido viola rosato. Questo colore in realtà dovrebbe essere molto ma molto simile allo smalto, al Power Pro numero 19 viola fluorite, che trovate già in gamma, nella gamma permanente. Io quello non ce l'avevo, non l'ho mai acquistato, perciò ho preso questo, anche se dalle varie immagini che ho visto quello mi sembra un colore un pelino più freddo rispetto a questo. Quindi questo è lo smalto numero 59 Dahlia Viola. Comunque sono molto simili, sicuramente non ha senso insomma possederli entrambi. Sono quindi numero 58 Succo di Mirtillo e numero 59 Dahlia Viola, veramente due smalti bellissimi. E abbiamo finito insomma con i 2 Power Pro. Ovviamente è inutile che mi dilunghi sulle caratteristiche perché sono degli smalti eccezionali, si applicano facilmente, una formula ottima, facile da applicare, si asciugano rapidamente. Queste sono 2 passate senza top coat perché ieri sera non avevo assolutamente tempo. Passiamo ai Gossamer. Dunque, ho voluto prendere, ve li mostro ovviamente in ordine numerico, ho voluto prendere il numero 104, i miei sono già ovviamente con le mie etichette, visto che non vedo nulla, le mie etichette. Il numero 104 rosa vintage. Questo rossetto io lo puntavo da tempo, già proprio appena sono usciti i Gossamer avevo adocchiato questo colore e sono contentissima di averlo preso perché è il nude incredibile secondo me che indosso stamattina, mi piace tantissimo. Che colore è? Io lo descriverei in questo modo, ve lo mostro un attimino nella confezione. È innanzitutto un nude davvero particolare, questo non è un nude facile da reperire come tonalità, è un bellissimo mix tra un beige e un rosa carne, un colore bellissimo dal sottotono caldo, non è assolutamente smorto ma non è neanche acceso e come vedete non è troppo chiaro, quindi non è un nude che fa l'effetto cadavere. È un nude secondo me splendido, cioè proprio non ho altre parole. Se amate i nude non perdete questo rossetto perché vedete che sulle labbra è davvero una poesia questo rossetto. E Kiko lo abbina alla matita numero 301, ovviamente parlo delle Creamy Color Comfort Lip Liner, la numero 301 naturale, che io non ho voluto prendere perché è una matita dal finish luminoso, ha delle particelle, delle perlescenze all'interno. E però se
ho trovato ieri una matita che è praticamente identica al colore di questo rossetto ed è la matita di Deborah Milano della serie delle 24 ore ed è la numero 02. Vi faccio vedere che praticamente è il rossetto rosa vintage fatto a matita, cioè proprio sono identici. Ok, io però non ho voluto abbinarlo il rossetto a questa matita, ma ho preferito a questa matita la matita numero 05 Passion del Long Lasting Lip Liner di Wycon, che adesso vi mostro comunque, che è quindi quella che indosso col rossetto, perché è un colore in realtà un po' più scuro e probabilmente con un pizzico in più di marrone. Eccola qua. Quindi questa è la matita di Wycon Passion 005, che è uno spettacolo e secondo me sta benissimo con questo rossetto perché è un po' più scuro, vi dicevo, il colore però lo rende ancora più intenso e per me questa è un'accoppiata bellissima. Sicuramente me lo vedrete indossare altre volte perché sono rimasta davvero colpita, non mi capita spesso, chi mi segue lo sa, soprattutto con i nude, insomma io ho un rapporto un po' particolare, me ne piace davvero uno ogni tanto e questo lo ritengo davvero una nuance particolare, bello davvero. Comunque proseguiamo con il numero 118 che si chiama Salmone, che visto così non dice niente, lo capisco, e questo è uno di quelli che avevo già scelto, avevo già deciso di prendere, però ovviamente non è un colore adatto all'inverno. È bellissimo questo rossetto e io lo descriverei come un corallo aranciato, ho il fiatone stamattina, un corallo aranciato con sicuramente anche un tocco di rosa all'interno. Eccolo qua, quindi questo è il rossetto 118 Salmone. L'ho provato sulle labbra, l'ho tolto subito, ovviamente non è un colore che indosserei in questo periodo perché comunque è molto acceso, però vi assicuro che è splendido e sono sicura di indossarlo con piacere nei prossimi mesi. Quindi questo è il numero 118 Salmone. Il gossamer successivo è il numero 119 che si chiama Rosa Selvatica. È un rosa chiaro, lo sapevo, l'ho scelto guardando le immagini dal sito, però è più chiaro rispetto al previsto, rispetto a come lo immaginavo. Ed è praticamente questo rosa chiaro appunto, sempre da sottotono caldo direi, e probabilmente con una punta di... Ah, una cosa che vi volevo far vedere, meno male che mi sono ricordata. Torniamo un attimo indietro, avvolgiamo il nastro e torniamo al rossetto corallo, al rossetto salmone. Chico lo abbina con la matita 308 Geranio, sempre delle Creamy Color Comfort Lip Liner. Ce l'ho e ve la voglio mostrare perché questo abbinamento che ho voluto verificare ieri mi ha lasciato un po' perplessa. Ecco qua, ecco qui, quindi questa è la matita 308 Geranio con il rossetto 118 Salmone, non so se si nota bene, però vi assicuro che sono due colori bellissimi ma sono profondamente diversi. Il colore Geranio secondo me è più un rosso rosato, un bellissimo fragola, mentre qui abbiamo un corallo aranciato, quindi adoro sia il colore della matita che il colore del rossetto, ma non insieme, quindi io troverò poi qualche altra cosa da abbinare a questo rossetto, ma non certamente la matita Geranio. Bene, ok, possiamo proseguire, perdonatemi, ogni tanto sbaglio anch'io, ogni tanto spesso. Allora, puliamo il disastro che ho combinato e proseguiamo. Quindi stavamo parlando del rosa selvatica, che è questo rosa chiaro, più chiaro di quello che immaginavo, un rosa, vi dicevo, che ha un sottotono caldo e probabilmente io ci noto anche, cioè probabilmente io ci noto una punta di corallo all'interno. È un bellissimo colore indubbiamente, però devo dire che è un colore troppo lattiginoso, non so se si nota, ha sicuramente del bianco all'interno, quindi diventa quasi neon, veramente molto acceso sulle mie labbra, non fa, devo essere sincera, un bellissimo effetto. Infatti devo provare poi a renderlo più portabile con una matita più scura, di un colore comunque più spento. È un bellissimo rosa indubbiamente, però me lo aspettavo insomma un po' più scuro e non con il bianco, con questo bianco all'interno che lo rende davvero un pugno in un occhio, su,
sulla mia carnagione almeno. Kiko lo abbina con la matita numero 309 rosa corallo, che io ancora non ho, ma ho ordinato, quindi mi deve arrivare. E voglio proprio vedere, insomma, se abbinandolo alla sua matita riesce a migliorare un po' la resa sulle mie labbra. E infine arriviamo all'ultimo Gossamer. Madonna, stamattina ho fatto degli swatch terribili, lo so, pazienza. L'ultimo rossetto che ho preso è il numero 120, si chiama Rosa Intenso. Questo è un altro di quei rossetti insieme al 119 che ho preso davvero al buio, cioè ho guardato il colore su internet e l'ho ordinato sul sito. Sicuramente l'avrò swatchato in negozio all'epoca, all'uscita dei Gossamer, però non lo ricordavo assolutamente ed è bellissimo questo. Questo è sicuramente un rosa fucsia, intenso, vibrante, dal sottotono caldo, acceso ma davvero splendido. Questo è un acceso che mi piace molto molto molto, è un colore che illumina immediatamente il viso. Ve lo mostrerò sicuramente nei prossimi video indossato, perché davvero merita. Guardate quanto è bello, che bella punta di rosa fucsia. Questo rossetto Kiko lo abbina sempre con la matita 309 rosa corallo, che a questo punto sono veramente curiosissima di vedere, perché è la matita che si abbina ad entrambi questi rossetti, che come vedete sono decisamente diversi, quindi veramente curiosissima di provare questa matita 309 rosa corallo. E questi erano quindi i miei Gossamer. Devo dire che, tranne per il numero 119 rosa selvatica, sono davvero contentissima e vi ripeto, insomma, so che sono pesante alcune volte, date uno sguardo dal vivo a questo rosa vintage, perché è davvero un nude diverso e particolarissimo. Una promozione davvero splendida secondo me, speriamo che Kiko ce la proponga qualche altra volta. Io purtroppo sono arrivata anche tardi e praticamente il sito era già stato, diciamo, saccheggiato, quindi tante cose che volevo acquistare, tipo la matita per le sopracciglia che utilizzo tutti i giorni, purtroppo, madonna che sto facendo, purtroppo era terminata, come la matita, tanti altri pezzi anche delle limited edition che avrei preso volentieri, niente, nulla, tutto non disponibile. Se può interessarvi, look occhi di oggi realizzato con la splendida palette Dolce Vita di Charlotte Tilbury, che è per me una garanzia di successo. Bene, spero di esservi stata utile, vi invito a iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima. Grazie.